Intaccia Atreus. Visualizza del codec. Ah, allora, Mimir. Mimir ha vissuto con noi sin dal nostro ritorno a Jotunheim. Raramente ho chiamato qualcuno amico, ancora meno fratello, ma ora faccio affidamento sulla saggezza e i consigli dell'uomo più sapiente del mondo. E poi è molto compatto e non consuma risorse preziose. Ok, vabbè, questo è un riassuntino. Il baratro di Baldur è sbloccato. Premi in qualsiasi momento per consultare gli obiettivi. Ok, andiamo. Allora, no, di qua ho sbagliato strada, non è di qua. Pensi qua... che abbia preso una scorciatoia nel regno tra i regni? No, le pietre sono al loro posto. Calcio. Vedi se sta qua, di qua. Vediamo. Le impronte vanno verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Il fuoco è quasi spento. Dove potrebbe essere andato da qui? Si è infilato qui. Andiamo a vedere. Premi R2 per un attacco pesante. Ah, ma a proposito. Ti sei agitato molto nel sonno, più del solito. A proposito di attacco pesante, devo dire una cosa. Quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia? No. Sembra che fai voglia dirmi qualcosa. Foresta selvaggia superiore. Stai dicendo che parli di nuovo con gli spettri? No, ma questi non sono semplici ricordi. Ah, allora non posso ancora selezionare le armature, d'accordo. Perché dovrei avere già delle armature. Premi L più L3 per scattare. Sinistro per visualizzare le opzioni. Ah no, non mi interessa. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. No, mi sa che ora non posso ancora cambiarle, in realtà. E non siamo soli. E chi sono questi? E su, gli uomini cerbiatto. Dietro di te! Dov'è? Dannati banditi! Non dovrebbero essere qui. E infatti. Controlliamo il cerchio protettivo. C'è un albero più avanti. Hanno no? interrotto il cerchio protettivo, vedi? Vediamo. Ah, già lo stuzzicadente, altro che albero. Donatemi. Quindi? Avevi ragione. Il cerchio è rotto. Questo spiega gli intrusi. Ah, già, le pietre curative sono quelle verdi. Cos'è successo qui? È successo qui? Fratello, là, un animale morto, una lotta. Troviamo Atreus. Sì, tra gli animali e i banditi potrebbe aver cercato un riparo. Seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Non c'è niente in queste cose. Vabbè. Il sentiero continua dall'altra parte, se riesci a liberare la strada. Allora, tieni premuto L2 per mirare, R1 per lanciare il Leviatano, ok. Perfetto. Hai idea del perché il ragazzo sia andato via? Abbiamo litigato. Per lui mi nascondo da Odino. È la cosa giusta da fare, dato che hai ucciso 3 dei suoi. Arriverà alla resa dei conti. Ecco perché qua. Atreus deve imparare a cavarsela. Oh, parli della profezia. Solo perché ti sei visto morto su un muro dei giganti pieno di profezie altrimenti accurate. Io non credo nelle profezie. Bene. Non allora. So dove sto andando. No. Sto girando a caso. Va bene. Ah, altri di questi, ok.
Tieni premuto triangolo per congelare l'ascia e potenziare il successivo attacco in mischia a distanza. Chiudi. Allora, lì c'è una cassa. Una cassa rossa. Bene, è un potenziamento. No, ho sbagliato. Volevo prendere lo scudo. Devo prendere lo scudo. Dov'è finito quel sentiero? Come faccio a salire là sopra? Aspetta, aspetta, aspetta. No, ok, da là non posso salire. No, niente, allora non si sale per di qua. Forse si sale più avanti, dai. Andiamo a vedere. Voglio prendere quella cassa. Cassa. Forse da qua si sale. Sì. Che vuoi? Sì, tu mi lanci quello. Oh! Dietro di te! Ho sbagliato tasto. Mi devo di nuovo riabituare al combattimento, ok. Perfetto. Troppi per una ricognizione. Devono avere un accampamento. So cosa stai pensando, fratello, ma Atreus è in grado di cavarsela. Mi ha insegnato. Prima cerchio per arrampicarti su un muro. Spesso. Ok. Vabbè, è la stessa cosa di saltarlo. Benissimo. Eccola! Questa, se mi ricordo bene, fa qualcosa per i potenziamenti. Giusto? Ferro battuto, pezzi d'argento. No, bugie, non fa niente. Non c'è niente qua. Torce. E le tracce vanno in quella grotta. Beh, noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare. Oh, che è là? O puoi fare quello. Ah, non dovevo fare quello. Che roba. Non c'è niente in queste altre casse. Sono casse sola. Via! Mettiamoci qui dentro. Sono i banditi da cui hai salvato i lupi? No. No. Queste non sono qui da molto. Ok. Allora, morte dal cielo. Scatta una sporgenza. Una volta in aria, premi R1 per sferrare un attacco morte dal cielo. Ho fatto l'esatto contrario di quello che alla mi tua ha detto. Sinistra. Aspetta, voglio riprovare. E con cosa? Come faccio a saltare? Ah, era così. Ok. Aspetta. Ho capito, ho capito. Ora ho capito. Ma chi è? Ho sbagliato. Perché il tasto sbagliato per lo scudo? Il sentiero passa da qui, porta in profondità. Ce ne saranno altri. Aspetta.
Faccio il tasto sbagliato per lo scudo, non ho capito ancora il perché. Boh, devo abituare. Allora, prendiamo questa. Prendiamo questa. Prendiamo questa. Ok, andiamo dove diceva quello. Aspetta, però c'è qualcosa qua. Non c'è niente. Oh, c'è qualche altra cosa. Prendiamo. Rompiamo. Beh, qualcuno ha incontrato l'orso. Quello è una fionda, attento, fratello! Chi è che ha la fionda? Ah, è quello. Com'è? Ok. Fatto. Pure quello con la fionda è andato via. Ma con cosa fa luce Kratos? Ah, c'è quella cosa attaccata alla cintura. Mi era venuto il dubbio con cosa facesse luce. Ok, ho avuto risposta alla mia domanda. Mi ero un attimo impressionato. Temevo che fosse qualcosa di un po' diverso. Beh, cosa lì qua? Guarda, si era buggato. Si era buggato, Iole. Meno male. Si era buggato, vaffan bagno. Maledetto. Si era buggato. Sì. Ecco come si fa il salto. Fatto. Atreus, sei qui? No. E non ti rispondo. Beh, direi che è meglio così. Usciamo. Forse Atreus è venuto qui in cerca Andiamo. Di riparo. Ha proseguito quando ha visto i banditi e poi è arrivato l'orso. Non dire proprio di sì. È andato su tutte le furie, direi. Pensi che l'orso inseguisse Atreus? O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo. Sai come è fatto il ragazzo? Oh, vediamo Atreus, un po'. Dove sei? Un cane, no, orso. Orso. Oh my, orso. Beh, abbiamo trovato l'orso, o viceversa. Oh oh. Gli attacchi con anelli rossi non si possono bloccare e infliggono danni. Ok. Ah, questi non si possono bloccare, ok. Ma non c'è una schivata? Come si fa a schivare? Non lo dice come si schiva, ma non avevo messo che... Oh, ora è finita, orso! Sembra arrabbiato! Non mi dice come schivare. No. Ecco, arriva! Forza, prima che calpesti ancora! Prendilo!
fatto. Eccolo là. Però ha sconfitto gli dèi e ci vuole tanto per uccidere un orso. Voglio dire, saranno più vicini a torcere questo che gli dèi. Ah, era un orso. Atreus. 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 Cosa? Prima concentrati. Guarisci. Cos'è successo? Cos'è successo? Non te lo ricordi? No. Io voglio sapere perché poi. Ho sepolto Fenrir. E poi... non lo so. Ero molto triste. Ed ero arrabbiato. E impaurito. Mi ricordo che... correvo. C'era un orso. Caricava e... caricavo anch'io. Sarà stato un sogno. Le tue emozioni... ti hanno trasformato. Io... non sapevo di poterlo fare. Tu non hai fatto niente. Ti hanno sopraffatto. Perciò il tuo addestramento non va interrotto. Non conosciamo l'entità dei tuoi poteri. Sarebbero pericolosi. Senza disciplina né controllo. Direi di sì. Mi hai già insegnato la disciplina. Ecco perché era così tosto. Ma io voglio di più, voglio risposte. Risposte che tu non hai. Risposte che aveva tua madre. E che ha tenuto per sé. E se qualcuno potesse aiutarci? Qualcuno che può darci risposte sui giganti e su chi dovrebbe essere Loki? Atreus. Non sarebbe utile capire cosa diventerò? Atreus! Ascoltami. Avrei potuto ucciderti. Direi di sì. Finché non saprei controllarti, non correremo inutili rischi. Sti cani, quello sono anche sti orsi. Non fare niente rischioso. Me l'hai insegnato tu. Smettila di pensare da padre e prova a pensare da generale. No! No. Situazione molto difficile.